Ma Mauro Corona non vuole morire in una casa di riposo. Vi lascio l'articolo che è apparso sul Fatto Quotidiano, mi pare che oltre all'articolo ci sia pure il video. E voi lo sapete chi è Mauro Corona, vero? È un celeberrimo alpinista, ha scalato tutte le montagne del mondo, ha scritto ottimi libri, appare anche in televisione, ma si è deciso a fare, come si dice, outing, ha detto che a lui non gli va di morire in una casa di riposo. Manco a me, neanche a me mi va di morire in una casa di riposo. E poi ha detto pure che lui, se c'ha un brutto male, si fa fuori da solo. Casomai però perdesse la coscienza con un brutto male, dice che lui non vuole fare la vita vegetativa, ha già incaricato 3 persone di farlo fuori, capito? Mauro Corona, andate voi a informarvi chi è Mauro Corona. Io lo conosco Mauro per Corona, tipo un gamba. Si vede però che Mauro Corona segue questa mia web TV on demand. E io ho fatto tanti video sul testamento biologico, anche sul mio testamento biologico, e questi video li ho fatti sin dagli esordi di questa mia web TV on demand nel 2007, nel 2008, quanto tempo fa. E uno di questi video, i miei antichi video, e vi rilascerò nel riassunto di questo video come link, così voi potete verificare che io sin dagli esordi della mia web TV on demand avevo fatto dei video sul mio testamento biologico. Io non aspetto le leggi, capito? Non aspetto io le leggi, io faccio da me, perché il proverbio dice che chi fa da sé fa per tre. E si vede che il grande Mauro Corona segue la mia web TV on demand. Deve aver visto i miei video dove Serafino Massoni parla del suo testamento biologico e avrà detto: Mauro Corona, ma lo voglio fare anch'io quello che dice Serafino Massoni. Ormai tutti seguono la mia web TV on demand, cari amici. Beh, cari amici, qua mi fermo. Voi poi troverete nel riassunto di questo video un bel articolo del Fatto Quotidiano dove c'è l'outing di Mauro Corona, simpatico Mauro Corona, e dove c'è pure un mio antico video intitolato Testamento Biologico Online. Ok, cari amici, tanti cari saluti da Serafino Massoni.